Signori, c'è il caro Romeo Agresti. È un po' che non ti portano, tra l'altro, sul canale. Sono contento di rivederti da queste parti. Grazie per la riesco anche a parlare. Grazie per l'invito, Lucone. No, finalmente sono stato invitato da uno youtuber serio. Purtroppo ho ricevuto anche gli inviti recenti di Colpo Gobbo e Kino. Quindi... Capisco che sia triste questa cosa. Fa piacere essere oggi ospite di un vero youtuber bravo. Beh, lo youtuber serio, tra l'altro, qua sei te, perché ormai cosa sono? 60.000? Sì, ormai sono 60.000. Io avevo aperto il canale, ti dico la verità, come, tra virgolette, hobby, barra curiosità. Non pensavo in 3 anni di fare 60.000 iscritti. Mi fa piacere, perché comunque vuol dire che quotidianamente condivido una passione e quindi questa passione è apprezzata. Ah, no, no, indubbiamente vedo che stai andando alla grande, poi io i tuoi video me li guardo perché la fonte di informazione ci deve sempre essere. Pure io guardo i tuoi, eh? Questa è una bugia, ma va bene, faremo finta. No, li guardo, tra l'altro tu hai questa grande capacità di fare video di 20 minuti dove dici però cose. Faccio un esempio, Kino dopo 7 minuti, no, Kino, cioè, dopo 7 minuti basta, guardi i primi 20 secondi, capisci subito, no, cosa vuole dire, invece tu sei bravo. Lello è difficile. Lello è capace di dirti 8 volte che questa sia acqua, quindi... Beh, comunque non è una bugia. Diciamo è comunque vero. No, adesso è difficile fare dei video di 20 minuti perché non c'è niente da dire, quindi... però la quiete, ragazzi, è la classica quiete prima della tempesta, quindi... E questa è già una notizia, diciamo così, è già una piccola notizia. Tra l'altro inizio con una curiosità. Esattamente oggi, 3 anni fa, cioè cosa succedeva? Ah, aspetta, oggi c'è l'annuncio di Sarri. Sì, non ti sembra passato 2 secoli? Sì, e non è una Juve che ha fatto registrare un'evoluzione, cioè una regressione continua da quell'annuncio, quindi sì. È un po' uno spartiacque, no? Di una sorta di rischio non calcolato, direi, perché io quando penso a Sarri penso ovviamente all'allenatore che ha vinto uno scudetto, quindi è entrato in maniera indelebile nella storia della Juve, ma penso anche al fatto che la Juventus lo abbia messo alla porta, pagandogli 1 anno di contratto, pagandogli la penale per fare in modo che non scattasse poi il terzo anno, 1 mesetto prima che lui firmasse per la Lazio. Sì. Cioè, l'investimento Sarri è stata una follia. Ah, è costato, tra l'altro, se ben ricordo, pagata anche una percentuale al Chelsea per liberarlo. Loro avevano pagato, avevano dato un indennizzo moderato al Chelsea per liberarlo, poi gli avevano fatto questo 2 più 1 da più o meno 7 6, milioni. 7, sì. Sì, più o meno sui 7 milioni netti. Ma io quando penso al fatto che, al di là che è una cattiva usanza, era già accaduto con Allegri, no? Che per 1 anno era stato pagato per rimanere a casa, lo stesso è successo con Sarri, ma quando penso alla penale pagata per fare in modo che non scattasse il terzo anno, è proprio stato un investimento sbagliato, non protetto. Vabbè, guarda, parli con uno che il secondo anno a Sarri l'avrebbe dato, quindi... Totalmente d'accordo con te, come l'avrei dato anche Andrea Pirlo, nel senso per me gli allenatori... hanno bisogno anche un po' più di tempo in generale. Vabbè, questo, certo. Questo sport degli italiani di mettere alla gogna ogni anno un allenatore, che sia Sarri, che sia Pirlo, che sia Allegri, a me non piace, però diciamo che in generale il macro investimento Sarri si è rivelato completamente un flop. Ma sai perché volevo partire da qua? Perché se penso a quel giorno, è il giorno in cui abbandoniamo definitivamente Allegri perché abbiamo il nome di un nuovo allenatore, e 3 anni fa stava accadendo questo, oggi invece si sta formando la Juventus di Allegri e quella famosa rivoluzione per cui addirittura si diceva che fosse stato mandato via Allegri. No, non si fa la rivoluzione, delle due si cambia allenatore. Invece 3 anni dopo ci troviamo a fare quella famosa rivoluzione. E allora da qui mi collego, so che hai già spiegato la situazione Campos, quindi amicizia, bla bla bla, però è venuto fuori anche un Allegri che magari in questo momento è un pelo insoddisfatto delle tempistiche legate al mercato. Questa è una cosa che confermi o di cui, della quale non hai notizie? Io ti confermo una cosa, che tra tutti gli allenatori che ho conosciuto, non ne ho mai conosciuto uno felice del mercato. Ok, perfetto, va bene. Poi c'è chi è insoddisfatto in maniera accentuata, come magari fu per esempio Antonio Conte quando decise di dare le dimissioni in pieno pre-campionato, certo. Altri magari sono un po' più diplomatici, ma io non ho mai conosciuto un allenatore felice delle strategie totalmente di una società.
Io non credo che Allegri sia particolarmente preoccupato. Ok. Penso che però, giustamente, voglia una squadra che possa sposare le sue caratteristiche. E quindi, se un anno fa immaginavo Allegri molto fiducioso del progetto, curioso anche di allenare determinati calciatori, perché un conto è pensare di allenare Kulusevski, un conto è allenarlo e poi magari bocciarlo. Certo. Quindi, a distanza di un anno, credo che Allegri abbia, per la sua visione di Juve, non dico una visione corretta, dico per la sua visione di Juve, abbia le idee più chiare. Esempio, calciatori più pronti, meno linea verde magari, un sistema di gioco differente. Quindi, evidentemente, ora Allegri ha delle certezze che un anno fa non erano certezze, e ora però, anche considerando come la prossima stagione sia la stagione degli alibi zero, certo. Lui, in primis, per i calciatori, per la dirigenza. Quindi, sai, il primo anno è una sorta, no? Se vogliamo, anche un'annata di transizione sperimentale, anche se poi la Juve e le annate di transizione non esistono. Sì. Perché quando vince anche due trofei, come è successo con Pirlo, sembra una stagione disastrosa. Mentre ci sono club che non vincono due trofei da una vita. Cioè. Però, sai, Allegri credo che sia perfettamente cosciente del fatto che la prossima stagione si giochi la riconferma. E quindi vuoi una squadra giusta per le tue caratteristiche. E questa è la risposta del Romeo professionista. Invece la domanda che faccio al Romeo tifoso è: in questo momento ti aspettavi di essere un po' più avanti lato mercato, di trattative chiuse oltre Pogba? Nel senso, siamo a metà giugno. Guarda, ti dico la verità, Lucone, non mi aspettavo che la Juve spendesse così tanto tempo dietro Di Maria. Ok. Cioè, mi aspettavo che magari per quel ruolo la Juve avesse già deciso cosa fare, magari anche come piano alternativo. Però in generale non mi aspettavo onestamente tre innesti. Certo, però legati ai colpi parametro zero, cioè nel momento in cui decidi di lavorare sul parametro zero, secondo me a questo punto devi essere capire Di Maria. Hai detto tutto te su Di Maria, ecco. Poi c'è anche da considerare come questa società, e io qua vedo un valido alleato nel mercato di gennaio, l'ultima settimana, cioè in 4-5 giorni hanno smontato e rimontato la squadra. Sì. Quindi significa che quando si muovono sanno dove vogliono arrivare. Poi che siano gli obiettivi giusti, sbagliati, questo lo dirà solamente il tempo. Però quella settimana di gennaio mi fa capire come comunque le idee siano chiare. Sì, mi ricordo che ci eravamo trovati qua sul canale e che ti avevo chiesto il voto. Io avevo dato 10 temi, mi hai detto se si può do 11, quindi era stata una settimana veramente di... No, perché sono stati spettacolari, cioè hanno preso Vlahovic, Zaccaria, ha piazzato due calciatori al top. Cioè, per me si sono mossi da big. Sì. Ora, sai, io quando parlo con le mie fonti Juve mi dicono tutti non c'è fretta. Ok. Cioè, mi dicono non bisogna farsi cogliere impreparati, ma nemmeno premere troppo sull'acceleratore. Perché? Perché magari oggi ci sono delle opportunità di mercato e tra un mese ce ne saranno altre che al momento non emergono, che non si vedono, che sono in rampa di lancio. Quindi io credo che loro sappiano cosa vogliono fare a livello proprio di strutturale per colmare le lacune di questa squadra, però lo vogliono fare, secondo me, con i tempi giusti. Ok, quindi speriamo che questo possa accadere, perché io sinceramente un po' di preoccupazione inizio ad avercela. E poi è vero che non è ancora iniziato il mercato, perché inizierà il 1° di luglio. La domanda che ti faccio però è: quando poi inizierà il mercato, e quindi non si parlerà più di parametri zero ma di trattative vere e proprie, ma lato terzini faremo qualcosa o stiamo davvero così? Guarda, io do sempre la solita risposta anche a costo di essere ripetitivo. Cioè, se non hai la certezza di sfoltire il reparto, cioè non puoi proprio numericamente, perché a sinistra ora tu hai due giocatori più uno, Alessandro, Luca Pellegrini e De Sciglio. Perché certo. Dico più uno? Non perché sia in dubbio De Sciglio. De Sciglio ha rinnovato 10 giorni fa, da quello che so. Poi non è stato annunciato, ma lui ha firmato. A destra hai due giocatori più uno, Danilo, Cuadrado e De Sciglio. Cioè, numericamente sono già completi. Quindi cosa può accadere? Può accadere che a sinistra magari ti arriva una buona offerta per Luca Pellegrini e gli dai il placet ad andare via. Io non credo tanto al fatto che Alessandro vada via, perché l'ultimo anno di contratto a 7 milioni netti, l'anno dei mondiali, per me Alessandro cercherà di monetizzare fino alla fine e poi andrà
emigrerà verso altri lidi, quindi devi piazzare, cioè per fare un terzino devi piazzarne uno. Ma guarda, infatti mi hai fatto l'assist perfetto per la prossima domanda, perché noi abbiamo tanti difensori centrali anche oggi, De Ligt, Bonucci, Gatti, Demiral, Rugani. Abbiamo tantissimi centrocampisti, con l'arrivo di Pogba io ne conto 12 addirittura. L'anno scorso io mi ricordo di una linea tenuta dalla Juventus, cioè tengo anche se non voglio esattamente quel giocatore piuttosto che andare a prendere un altro sul mercato perché già ce l'ho. Sì. Stessa linea? Cioè quindi Demiral si corre il rischio? Non so, non penso, sai. Okay. Cioè l'anno scorso il ragionamento è De Ciglio, Rugani me li tengo. Esatto, mi ricordavo questa cosa qua. Ci può essere il giusto compromesso, anche perché la rosa va rinforzata. Tu quando fai il passaggio sui centrocampisti è un passaggio fondamentale, perché è vero che sono la metà di mille, però ad oggi tu non sai bene chi resterà concretamente. Certo. Faccio un esempio: resterà Rovella? Boh. Resterà Fagioli? Boh, vediamo il discorso contrattuale. Resterà McKenny? Boh, vediamo se arrivano offerte. Cioè, sono tanti boh, ma io credo che siano boh anche societari, nel senso... Che non sanno neanche loro ancora. Loro evidentemente hanno delle preferenze, ma poi sanno perfettamente che un'offerta per McKenny ti può far cambiare tutte le strategie. Cioè, certo. Per quello io dico ci vuole pazienza a trovare una sistemazione ad Arthur che ha un residuo a bilancio di 43 milioni, quindi lo puoi dare solamente via in prestito e devi sperare che si accollino tutto l'ingaggio, auguri. Devi trovare una soluzione con Ramsey, perché l'unico modo affinché vada via anzitempo è dargli una buona uscita. Cioè, sono tutte cose che magari nel tifoso, nella testa del tifoso sono immediate, ma non lo sono nella maniera assoluta. Infatti si protrarranno fino a mesi. È per quello che ti dicevo che ero preoccupato, perché secondo me sono talmente tante operazioni. Cioè, se penso alla porta, siamo a posto. L'unico reparto dove sei sicuro è la porta. Se penso ai difensori, in questo momento ne hai 5. Se penso ai terzini, in questo momento ne hai 5. Penso ai centrocampisti, in questo momento ne hai 12. Quindi qua, prima di fare dei nomi per le entrate, sono tutte cessioni, e capire come muoverti. Quello però te lo spiegano tutti i manager, che ti dicono prima di comprare bisogna vendere. Poi ci sono delle occasioni irripetibili, vedi Pogba, che devi portare a casa, perché altrimenti il terreno passa e non torna più. No, il problema è davanti, Rome. Davanti non c'è nessuno. Davanti è un quadro molto aleatorio, sono d'accordo, nel senso che dici sempre magari rimane Morata, ma la trattativa con Morata è complicata, con l'Atletico è complicata. Dici Ken va via, ma lo devi piazzare, auguri. Dici salti via Bernardeschi, Dybala, hai ragione, ma infatti io la tua preoccupazione la comprendo, nel senso che ci sono tante cose da fare e non è semplice. Però voglio anche ben sperare che la Juve, a un certo punto, quando decollerà, cioè rimarrà in volo per tanto tempo, però poi atterrerà con quello che deve atterrare. Ma Ken? Cioè Ken e Pellegrini hanno effettivamente chiesto le cessioni quando si parlava con Pogba? Io non so se Pellegrini abbia chiesto la cessione, credo che sia più la Juve a valutare delle opportunità. Okay. Per Ken invece credo che lui voglia andare in un altro tipo di contesto, ma non che alla Juve si trovi male o con Allegri non si trovi bene, e che il ruolo di vice probabilmente Ken lo vede come un passaggio che non lo valorizza o che comunque non gli fa fare quel salto di qualità a cui lui ambisce. Quindi, però c'è anche un altro discorso da fare. Ken vuole fare un'esperienza diversa, la Juve è d'accordo, ma dietro è l'acquirente, perché la Juve tra un anno ha l'obbligo di riscatto dall'Everton al verificarsi determinate condizioni. Quindi cosa significa? Significa che se vuoi piazzare Ken in questa sessione devi trovargli una squadra, e poi tu devi anticipare il diritto di riscatto con un anno d'anticipo e girare Ken a questa squadra. Ma lì come funziona? Perché io me lo so letto anch'io l'accordo, e c'è scritto che hai esattamente in relazione all'anno prossimo l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ma queste condizioni quali sono? Cioè, nel senso, io non, chirurgicamente non le so, ma so che sono condizioni molto facili. Cioè, okay, era un favore che ha fatto l'Everton alla Juve per non gravare sull'esercizio quando hanno fatto l'operazione. Quindi... Però se il giocatore non gioca alla Juve, queste condizioni come le determini? Cioè se gioca in prestito in un'altra squadra? Cioè, non credo
Non credo che quella sia una via fattibile. Okay. Cioè, io penso che Ken va via a titolo definitivo, in uno scambio. Ok. Però è una situazione, mi dicono, molto complicata. Quindi evidentemente... Ci credo, bene. Sì, perché noi diciamo la cosa più facile, magari trovare una squadra che erediti le tue condizioni, giri Ken, e poi sono fatti loro. Ma pare che non sia propriamente così. Ma verosimilmente davanti quanti colpi ti aspetti a questo punto? Beh, almeno tre. Tre senza tre considerando magari il ritorno di Morata. Ok, quindi il ritorno di Morata è uno. E Vice, io mi aspetto ovviamente il sostituto di Dybala come esterno attacco a destra. Il vice è Vlahovic. Che quindi è l'uscita di Ken, quindi. Sì, io mi attendo che in qualche modo poi Ken esca. Non so come faranno, ma io mi aspetto. Okay. No, per me Ken va via. Ok, quindi con l'uscita di Ken, altri tre davanti, di cui uno potrebbe essere Morata, per sì, dire. La fotografia è quella. Diciamo... Non dico acquisti, perché magari Morata non sarà un acquisto, dico tre innesti, dai. Beh, Morata a tutti gli effetti diventerebbe un acquisto a questo punto, perché tra l'altro come funziona per il discorso del regolamento FIFA per i prestiti? Cioè, io leggevo... Allora, io mi sono informato, è ancora fattibile il fatto che se lui potrebbe fare tranquillamente un terzo anno alla Juve, okay, a patto che rinnovi con l'Atletico. Qual è il problema? È che da quello che so, l'Atletico ha detto a Morata, caro Alvaro, spalma l'ingaggio rimanente che dobbiamo dare per un anno su due anni. Ok. Cioè, rinnova per altri due anni, ma spalmando l'ingaggio. E lui, da quello che ho capito, non è d'accordo. No, stavo ragionando, perché tra l'altro lui si era abbassato l'ingaggio per tornare a Torino. Sì, prima alla Juve lui si era abbassato attorno ai 5 milioni. È che lui ne prendeva tipo 9 là, una roba del genere. Lui prendeva un bello stipendio. 10. Infatti l'Atletico gli ha detto, noi... alla Juve in prestito ti possiamo anche dare, a patto però che tu spalmi l'ingaggio su due anni di rinnovo per gli ammortamenti, sai tutto. Però il ragazzo non è d'accordo e la Juve non può arrivare a 26 milioni, non vuole arrivare a 26 milioni, che sono quelli per non far fare minusvalenza a bilancio l'Atletico. Ieri è scaduta l'opzione che la Juve ovviamente non è esercitata, 35 milioni. Sai che ti dico, caro Lu? Lui sta spingendo tanto, Morata, ma ti dico che è una trattativa molto difficile. Sì, io me la immagino anche come magari eventuale trattativa finale, cioè nel senso ci riprovo perché magari è rimasto lì all'Atletico, non lo dà nessuno, cioè la Juve avrà un altro piano. Sì, ma infatti io Luca la vedo proprio come la fotografi tu, cioè o si fa immediatamente che la sbloccano, oppure il classico giocatore che va in ritiro con l'Atletico e poi magari se non arrivano altre offerte a fuoco molto lento te lo prendi. Poi, se capisci che la trattativa è molto complicata, faccio un esempio molto banale, perché la Juve non affonda per Kostic? Evidentemente perché balla dietro Morata. Quindi sono un'alternativa all'altra, te li immagini per me così? Per me sì. Ok. Stupirebbe se dovesse arrivare entrambi. Tra l'altro qua ti apro un altro vaso di Pandora, perché si collega proprio a livello tattico, adesso so che non è esattamente il tuo lavoro, ma ci stai sempre molto attento, dato che parliamo di Juventus che giocherà col 4-3-3, ma tu lo sai benissimo, poi si difende 4-4-2, quindi ti aspetti che si cambierà questa cosa o si farà una roba invece a fotografia? Perché solitamente Allegri lascia su quello che gioca alla sinistra e fa scenderla alla destra e allarga il centrocampista a sinistra, quindi anche solo Di Maria, io Di Maria non me lo immagino che viene giù con Chiesa che rimane su, semmai il contrario, per quello che ci ha sempre fatto vedere Allegri. Allora, sì, anche a me comunque risulta che, diciamo che il progetto tattico iniziale dovrebbe prevedere il 4-3-3, che però, come dici tu, in fase non possesso è sempre 4-4-2. Poi, sai, Allegri in questo è sempre stato abbastanza molto bravo, non ha dogmi, cioè può anche cambiarti l'impostazione a stagione in corso, se non si vede qualcosa che non lo convince... però anche per come si stanno muovendo, il fatto che cerchi Di Maria, sono di Berardi, c'è sempre un po' appeso lì Zaniolo, mi sembra tutti calciatori al 4-3-3. Poi sì, hai ragione, faccio fatica anche io a vedere Di Maria, anche se Di Maria è un giocatore di grande sacrificio, lo ha fatto anche vedere in nazionale quando ha fatto il terzino in punto, che si è abbassato su Molina, no, per aiutarlo. Berardi è un giocatore anche lui molto generoso, che si abbassa oltre misura. Sì, Berardi già di più forse. Berardi. Zaniolo stesso è uno che no, anche lui una mano te la dà. Mi sembra che unendo i punti comunque si stia andando verso il 4-3-3 come base iniziale, poi
vediamo Allegri allenando anche chi torna tra questi giovani, chi rientra, cosa deciderà di fare. Ma tu Chiesa te l'aspetti a sinistra, perché con Allegri abbiamo sempre visto a destra, eh? Guarda, non lo so, non mi stupirebbe. Allora, dipende da come la Juve sviluppa il mercato. Okay. Perché se prendi Di Maria, Chiesa gioca sempre a sinistra. Se prendi Berardi, Chiesa gioca sempre a sinistra. Se prendi Costi, gioca a destra. Se prendi Costi, gioca a destra. Infatti è quello lì che faccio un po' fatica a incastrare. Non riesco proprio a immaginarmela, hai capito? Pensando come ha sempre fatto il 4-3-3 Allegri. Cioè, con uno a sinistra tipo Mandzukic, Ronaldo, Morata, che stava lì, e a destra Costa, Cuadrado, Bernardeschi, che venivano giù. Cioè. Quindi me le immagino, che ne so, molto più con Morata a sinistra e Chiesa a destra, o adesso si era letto Gabriel Jesus come nome, che non so se può essere vero o falso, se ti risulta qualcosa, non ho idea. Io credo che lui voglia provare a rimanere in Premier, ed è anche un giocatore molto atipico poi da collocare, okay. Perché per me alla fine lui è una punta. Peccato. È una punta centrale, cioè punta centrale molto duttile, che sbaglia tutto il fronte offensivo, ma è una punta. Che segna. Peccato. Peccato, peccato. Un bel giocatore, Gabriel Jesus. Di fianco a Vlahovic poi non sarebbe stato male. E più che altro, secondo te, proprio a livello di budget, cioè stanzi un budget, io non mi aspetto che spendino, che si vada a spendere tanto a questo punto. Cioè, se Pogba è un parametro zero, metti che Di Maria è un altro parametro zero, cioè secondo me non c'è tanto esborso economico in questo mercato alla fine. Guarda Luca, io ti dico che il macro investimento è stato effettuato a gennaio. E Vlahovic, ok. E lo ha spiegato anche a più riprese Maurizio Arriva bene. Poi li possiamo credere, non li possiamo credere, certo. Però quello è. Cioè, io non mi aspetto che la Juventus spenda 80 milioni per un altro calciatore, no. Certo. Però mi aspetto che possano essere fatti degli investimenti oculati, cioè spendere sì, lavorando anche in uscita bene, senza follie, anche perché se vogliamo, già dare determinati ingaggi, 8 milioni a Pogba, eventualmente 7 a Di Maria, che però è una pista complicata, che si complica sempre di più, e dopo ne parliamo. E comunque, quelli non dico che siano delle follie, sono degli ingaggi top. Aiuta il decreto crescita al massimo. Aiuta il decreto crescita su Pogba, però comunque sono stipendi che anche al netto del decreto crescita sono impattanti, no? Sì. Però io mi aspetto che la Juve ovviamente spenda qualcosa, ma in maniera meno roboante rispetto al macro investimento Vlahovic. E Gatti rimane dentro? Secondo me è sicuro. Okay. Sicuro, perché l'hai pagato 5 milioni di bonus più 5 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus, e perché poi mi sembra che abbia anche il pedigree adatto per fare il suo ruolo alla Juve, che non è quello di arrivare e fare 50 partite. Se le facesse, certo, è un fenomeno. Vuol dire che è azzeccato proprio l'investimento. Ma il discorso è legato al fatto che Gatti, in maniera graduale, deve fare le partite che deve fare. Per me, uno come Gatti, il primo anno deve fare almeno 20-25 partite. Certo. Però anche il match che ti ha disputato in nazionale ti fa capire come ragazzo abbia le potenzialità per far parte del reparto. Non puoi considerarlo sicuramente il nuovo Chiellini. No, infatti è proprio perché esce Chiellini che ti faccio questa domanda. Dalle fonti che hai, sai bene o male il numero di centrali che hanno in mente di avere rosa? Perché... Ma sai, comunque, loro una chiacchierata l'avevano fatta per Rudiger e non ci sono riusciti. Infatti. Anche su Gabriel Dell'Asa una chiacchiera l'avevano fatta, ma non è una trattativa fattibile al momento. Quindi, evidentemente, sono andati su profili che possano giocare sul centro-sinistra e capiscono che quel profilo serve. Sì. Io, se guardo però il pacchetto centrali, il quinto, tenendo anche Rugani... È Rugani. Però sono tanti. No, poi, però è Demiral. È Demiral il punto. Cioè, nel senso... Se no, Demiral io non esce. No, esce no. Proprio Demiral. Adesso okay. Vediamo la decisione. Perché, ragazzi, la vicenda Demiral è surreale. Inizialmente l'Atalanta era sicura di tenerlo. Poi, a inizio settimana, dalle verifiche che io ho effettuato, l'Atalanta ha deciso di non tenerlo. Nelle ultime ore hanno provato a cercare uno sconto dalla Juve. Uno sconto... Maledetti. Però qua significa che loro non sono sicuri, cioè loro, l'Atalanta evidentemente vorrebbe mettere le mani su Demiral per venderlo. La Juve non vuole fare sconti perché sa che giustamente a certe cifre può venderlo magari in Premier. Il riassunto è che secondo me Demiral è difficile che resti alla Juve.
E quindi tu hai Gatti, Bonucci, De Ligt, Rugani e Mister X. È vero che Bonucci l'ultima stagione mi ha fatto accendere una bella spia, perché l'ho visto in grave difficoltà per la prima volta in carriera, proprio a livello fisico. E però, se tu prendi un Mister X forte, cioè uno che può farti il secondo o il terzo a livello gerarchico dietro De Ligt, per me non ha senso tenere Rugani. Perché quel ruolo io lo vado a destinare a Gatti. Che però è quello che ti dicevo prima, no? La Juve non ragiona più con il discorso c'ho Rugani, tengo Rugani. Manco no, proprio è proprio un discorso, io intendo, numerico. Cioè, cinque centrali, di cui il quinto sarebbe Rugani, sono troppi. Cioè, il quinto centrale che ti prende 3 milioni netti, non ha molto senso. Ma riesci a cederlo Rugani con un anno dalla scadenza del contratto a quella cifra lì di ingaggio? Sai, è lì... lì ci sono... magari vai anche a spalmare con lui, no? Ah, quindi parli di rinnovo biennale, facciamo delle ipotesi, però a me non convincerebbe il fatto che arrivi magari un difensore importante, affidabile, e tu tenga Rugani come quinta a 3 milioni, no? Sì, cioè, capisco il ragionamento se mi tieni De Winter come quinto, ma non Rugani. Sì, sì. Beh, mi convince meno però un pacchetto con Bonucci, De Ligt, Gatti, Rugani e basta. Mi convince decisamente meno. No, non mi convince proprio. Cioè, non può essere, quindi un difensore si farà con l'uscita di Emiral, verosimilmente un difensore si farà cercando di cedere Rugani. No, io sono abbastanza convinto di sta roba. Ok, è già però sono cose che vanno fatte molto bene e devono tornare i conti. Sì. E a centrocampo due tra Fagioli e Rovella Miretti pensi che possa rimanere o che se ne farà uno solo? Io Miretti non ti dico che do per scontato che resti, ma quasi. Okay. E sono curioso di capire cosa succede su Fagioli. Quindi uno tra Fagioli e Rovella, oltre Miretti, può rimanere. Questo incontro benedetto con il suo agente e amico dovrà portare a un... Che poi quando è? Cioè, nel senso, è settimane che si dice in settimana, ma... o magari si sono visti e non abbiamo saputo, Attenzione. Chi lo sa? Non ne sai niente. Ma sai quanti incontri fanno? Io parlo con un po' di agenti... cioè, comunque molti mi conoscono, noi ci siamo visti. Sì? Vabbè, ma non è che il giorno di Romeo Gressi sa... Cioè, io saprò il 20% di quello che accade. Tranne Marotta che fa fare il red carpet a tutti quelli con cui Vabbè, dai. però Marotta non lo faceva la Juve. Ma perché sta storia? Perché tu lo sai bene, tra l'altro sei bene come funzionano le dinamiche lombarde, cioè a Milano no, piace anche no farsi vedere, spettacolarizzare il mercato, okay. La sede dell'Inter, casa Milan, la gente che entra, 10 giornalisti appostati, 3 fotografi, le telecamere delle televisioni, sì. Milano piace spettacolarizzare gli eventi. Rome, ultima domanda, poi ti lascio andare. Secondo te domani nel Pogmentary qualcosa si sa o sarà uno scam incredibile? È uno scam incredibile, vero? Io sono sempre più convinto. Io ti dico la verità, che non so niente, ma a percezione ti dico che nel documentario... A parte che sono più puntate, mi hanno detto. Sono cinque puntate. E non sono sicuro che escano tutte assieme. Anzi, mi sorprenderebbe tantissimo perché si toglierebbe l'hype. No, vabbè, se non escano tutte insieme, denuncio Amazon. Tu pensi che escano tutte assieme? Io dico sì. Secondo me sì, un po' come era stato l'Ornopul. A parte che io non me ne intendo di queste cose, però io ti dico una cosa, sto guardando Better Call Saul, no? Ok, sì, beh. Netflix, e comunque tu sai bene che hanno fatto una puntata a settimana, ora si sono presi una pausa e tornano a luglio, quindi chi lo sa. Sì, però sai lì una serie diversa. Quindi. No, però non mi aspetto che... Che Pogba dica qualcosa di esplicito. Io mi aspetto quello che ho scritto, quello che ho detto, che la Juve lo annunci a inizio luglio. Mancano ancora 2 settimane pianotte. Raga, però dovete farvi... Cioè, guardate il lato positivo. Sapete quando verrà... Allora, sapete che Pogba ha la Juve. No, ma infatti su Pogba sono tranquillo, l'unica cosa. 2. Sapete che non dovete vivere in funzione di giugno, che tanto qui quindi, non avrete novità. Andate al mare o in montagna se preferite. 3. Sapete che ve l'ha detto Romeo Gresti e quindi dovete volermi bene. Massimo sono affaracci tuoi, nel senso. Massimo cambia mestiere, certo.
Rome, grazie mille per la chiacchierata. Concludo qua, ragazzi, il tag del canale di Romeo è nel titolo in descrizione. Vuoi concludere con quello che ti pare? No, dicono solo di stare abbastanza tranquilli, perché sto vedendo un po' troppa frenesia anche nei commenti sui vari social, sui canali YouTube nostri. Capisco che magari vedi, questo succedeva anche a parti inverse, spiego meglio. L'Inter prende Lukaku, l'Inter blocca Dybala, l'Inter blocca Mkhitaryan, l'Inter blocca Slani, l'Inter blocca Bremer, poi dovrà fare anche le successioni. Però io dico una cosa, non bisogna guardare a casa degli altri. No, ma infatti... Perché altrimenti distogli la concentrazione al tuo cammino. E la forza della Juve e dei suoi tifosi è sempre stata quella di guardare a se stessi. Pro e contro, cercare di migliorarsi. Guardare gli altri è un atto di debolezza, è realismo, perché c'è un gap da colmare, non solo con l'Inter, ma anche col Milan, e ti aggiungo per certi versi col Napoli. Col Napoli, Però bisogna guardare al proprio cammino. Cioè... Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma infatti ti dico, la preoccupazione non è tanto rispetto a quello che fanno gli altri, è quello che non hai fatto te per colmare rispetto agli altri in queste settimane in cui potevi trattare i parametri zero. Ecco, è più quello, per il resto... Però se ciò non è accaduto, un motivo ci sarà. Altre idee, altri obiettivi. Ribadisco, la mia fiducia deriva anche dall'ultima settimana di gennaio. Ok, un club certo. Non sa muoversi, non fa quello che ha fatto la Juve in quei giorni. Va bene, allora attendiamo l'annuncio di Berardi a 40 milioni. Che... Più bonus. Dentro fagioli. Sì, ma sì, tu diamo YouTube. Rome, gentilissimo, un abbraccio. Ciao Luke, grazie, un saluto a tutti.